È un'enorme quinta scenica, una scalinata, un fondale architettonico con questo portico gigantesco e al centro, il fulcro di tutto, la statua di Vittorio Emanuele II a cavallo. È la patria di marmo, come è stata definita, è una sintesi dell'unità nazionale. È per questo che a Carlo Azeglio Ciampi piaceva moltissimo. Mentre tradizionalmente i romani non lo amano, la torta nuziale, la macchina per scrivere, piace molto ai turisti americani. Vennero portate le salme, tra le quali bisognava scegliere quella che rappresentava il Milite Ignoto. E qui c'è il simbolo di tutte le madri di guerra. Maria Bergamasso è lei che scelse la bara. La tradizione, un po' la leggenda, vuole che lei, passando di fronte alle bare, sia svenuta di fronte a una bara, e quella era la bara designata. Siamo nel cuore di Roma, alle mie spalle il Campidoglio, questa è Piazza Venezia, quello è il balcone da cui si affacciava il Duce, siamo nel Vittoriano, oggi visitiamo il Vittoriano, l'altare della patria, che però per gli italiani è più conosciuto come l'altare al Milite Ignoto. Salutiamo Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, grande firma che si è occupato tanto di Prima Guerra Mondiale. Cos'è il Milite Ignoto? Il Milite Ignoto è il simbolo dei 650.000 caduti italiani, caduti durante la Grande Guerra, ed era un modo per dire alle madri e ai padri che i loro figli non erano morti in vano, che non sarebbero stati dimenticati. E questi due bracieri, non a caso, vennero accesi il 4 novembre 1921, quando fu traslato qui il corpo del Milite Ignoto, a simboleggiare appunto l'eternità della patria, del suo sacrificio. E da allora ardono, non sono mai stati spenti e vengono alimentati continuamente. Esattamente. È una sorta di funerale collettivo. In ogni famiglia mancava qualcuno, un figlio, un padre, un marito, e si pensò in qualche modo di celebrare il loro sacrificio e di dare loro una tomba comune, portando in questo monumento, c'era già ovviamente, il corpo del Milite Ignoto. Come fu scelto il corpo di un Milite Ignoto? Una commissione fu mandata a scavare nei luoghi in cui la guerra aveva infuriato in modo più crudele. Vennero scelti 11 corpi di 11 soldati senza nome, chiusi in bare di legno grezzo, perfettamente uguali, li portarono nel Duomo di Aquileia e una donna, Maria Bergamas, fu chiamata a scegliere il Milite Ignoto, una donna che aveva una storia che aveva perso un figlio in guerra. Antonio Bergamas era un suddito austriaco, era nato vicino a Trieste e quindi avrebbe dovuto combattere la guerra dalla parte degli austriaci contro gli italiani, ma come altri 2000 persone che erano nelle sue condizioni disertò e andò a combattere con gli italiani contro gli austriaci, e Antonio scrisse alla madre una lettera bellissima in cui spiega perché va a morire e scrive: mamma, io avrei preferito restare accanto a te, però se dovevo morire non volevo farlo per l'Austria in una terra straniera, volevo morire per quella che considero la mia patria, l'Italia, col tuo nome sulle labbra davanti al nostro Carso selvaggio. Cade sul Carso Antonio Bergamas. Questa diventa la tomba di tutti i caduti in battaglia che sono dispersi. Divenne un momento di alta politica e soprattutto di unione di un paese anche il trasporto della bara da Aquileia a Roma. Durò 4 notti, il treno si fermò in 120 stazioni. Alla tomba scelta da Aquileia, qui? No, è qui sotto, qui c'è una lastra per renderla visibile, ma è in una cripta che è proprio sotto la statua del re, del padre della patria, Vittorio Emanuele II, a simboleggiare il fatto che il figlio del popolo poteva e doveva stare accanto alla statua del re. Allora andiamo a vederla. Qui sotto c'è la tomba del Milite Ignoto con un'iscrizione che esalta il sacrificio per la patria. Cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria. Sono parole del 1921, sono parole retoriche, inutili nascondercelo. E leggendole non dobbiamo dimenticare né la condizione disumana in cui i soldati furono mandati a combattere, ma neanche il valore del loro sacrificio, che è quello che resta.
La cerimonia di sepoltura fu laica, perché? Beh, perché essendo un milite ignoto non si sapeva se fosse cattolico o ebreo o protestante, e quindi non ci sono croci. Il mosaico bizantineggiante con il crocifisso fu collocato più tardi, sempre nei primi anni 30 furono collocati questi mosaici con i santi, San Giorgio e San Martino, che sono i santi cavalieri, Santa Barbara, protettrice degli artiglieri. Per terra ci sono delle lastre di marmo del Carso, e l'altare è un blocco di marmo del Grappa, che sono i due luoghi simbolo della guerra: il Carso, le 11 battaglie dell'Isonzo, poi, dopo la sconfitta di Caporetto, la resistenza sul Piave, appunto sul Grappa. Mentre i metalli della balaustra sono fatti con i cannoni austriaci presi dopo Vittorio Veneto, quando l'esercito austriaco, come noto, risale le valle che aveva disceso con orgogliosa sicurezza. Salutiamo la dottoressa Edith Gabrielli, responsabile del Polo Museale del Lazio. Buongiorno. Buongiorno. I primi due monumenti che vediamo nel monumento sono i simboli del pensiero mazziniano, pensiero e azione. Abbiamo la figura del pensiero, realizzata da un grande artista del tempo, che è Giulio Monteverde, in cui appunto vediamo il genio del pensiero alato, che poggia le mani sulle spalle della saggezza, identificata come tale dall'elmo di Minerva, che invita il popolo a risollevarsi. L'azione. Abbiamo una figura di guerriera che è identificata con le caratteristiche dell'esercito piemontese, l'elmo di Carlo Alberto, e accanto a lei la figura di un garibaldino. Siamo di fronte a uno dei monumenti più importanti d'Italia, per certi versi il monumento dell'Italia all'Italia. Il giovane Stato italiano volle costruire questo monumento in onore di Vittorio Emanuele II, il re a cui doveva la sua unità e la sua libertà. Voleva dare il segno forte che era nata una nuova nazione e che questa nazione aveva una capitale, Roma. Sicuramente, dottoressa, è un monumento molto importante, però è anche un monumento che divide, per alcuni è brutto. Solo 30 anni fa, proprio a Palazzo Venezia, qui di fronte, si tenne addirittura un processo per stabilire se bisognava abbatterlo oppure no. Eppure, quello che ormai gli studi stanno dimostrando è che il monumento è una grande opera d'arte. Concepito come una grande opera d'arte dal suo primo architetto Giuseppe Sacconi, continuò a cogliere opere d'arte con una decorazione scultorea che vede alcuni tra i migliori artisti di fine 8 e di primi 9 in Italia. Ogni statua ha un significato. Questa, la Dea Roma con i due fregi accanto, sono stati eseguiti da un artista che si chiama Angelo Zanelli, che interpreta qui quel momento di primo Novecento che noi siamo soliti chiamare Liberty. Quello che colpisce è tutto questo bianco. Rispetto agli altri monumenti romani che sono di travertino, qui è stato utilizzato il marmo Botticino, un marmo che appunto viene da vicino Brescia e indubbiamente è più bianco rispetto al travertino. Perché lo hanno preso a Brescia? Si dice che il ministro che ha promosso la costruzione del monumento, Zanardelli, veniva da Brescia. Quindi un bel appalto, diciamo, anche i difetti del nostro paese vengono confermati nel monumento. Queste statue. La più bella è sicuramente questa, il sacrificio di Leonardo Bistolfi, che riesce a tradurre l'eroismo del tema, ma nello stesso tempo non cede alla retorica. Lo fa attraverso questo bacio struggente che unisce le due teste. Ma la statua più importante è evidentemente Vittorio Emanuele II a cavallo. Esattamente, è il fulcro di tutto il monumento. 50 tonnellate di bronzo servirono per farlo. Sì, la ditta Bastianelli, che fu incaricata della fusione, utilizzò anche dei cannoni per ricavarne il bronzo, e le dimensioni della statua sono ben date dal fatto che fu possibile addirittura organizzarci dentro un pranzo per 12 persone.
Anche questo è gigantesco, come tutto l'altare della patria. Certo, come tutto l'altare della patria, 81 metri di altezza, 135 di larghezza per 17.000 metri quadrati complessivi. Quindi veramente un monumento imponente che costituisce un segno forte sulla città di Roma. Il Vittoriano non solo rappresenta la storia d'Italia, ma in qualche misura la contiene. Diamo un saluto al dottor Marco Pizzo. Piacere. Del Museo del Risorgimento, che è contenuto all'interno del Vittoriano. Sì, il Vittoriano, fin da quando venne progettato, si pensò che all'interno ci dovesse essere un museo che raccontasse la storia del Risorgimento. E non dimentichiamo che quando venne pensato era storia contemporanea, cioè era storia degli stessi avvenimenti in cui veniva costruito il Vittoriano. Questo è l'album dei mille. Un fotografo, Alessandro Pavia, pensò di fotografare tutti quanti quelli che avevano partecipato all'impresa. Questi sono i componenti, sono i mille. Sono i mille. Però nell'Ottocento significava andare nelle singole città per fotografarli e ci impiegò 8 anni. C'è anche una donna. Questa è Rosalia Crispi, la moglie di Francesco Crispi, l'unica partecipante dell'impresa dei mille. Quest'album contiene quindi 1069 dei partecipanti, che quando venne poi istituita invece la pensione per i partecipanti dei mille diventarono 15.000. L'Italia si ripete in ogni suo aspetto. Di cattura. Questo è il mandato di cattura di Mazzini, in cui le polizie dovevano riuscire a identificare Mazzini attraverso questa scheda identificativa, che era quanto mai vaga e generica. È un wanted. È un wanted. Statura mediocre, anni 26. Avvocato. Avvocato. Occhi neri e brillanti, colore olivastro, poteva essere chiunque. Poteva essere chiunque. E invece era lui. Questa è la borsa di uno dei fratelli Bandiera. Sì, di Attilio Bandiera. E questa è la borsa sua originale e sono poi state qui conservate proprio come delle reliquie laiche. Come c'erano i santi cristiani, così c'erano i santi dell'epopea risorgimentale. Questo è l'autore del nostro inno nazionale. Questo è l'unico ritratto esistente dal vero e dal vivo di Goffredo Mameli. È fatto nel 1849, nel periodo della Repubblica Romana, e un commilitone durante l'assedio a Porta San Pancrazio lo raffigura così. Goffredo Mameli era giovanissimo, poco più che ventenne, come tantissimi dei partecipanti dell'impresa della Repubblica Romana, che fu anche l'inizio dell'idea di nazione moderna. Qua c'è un paio di jeans. Questi sono i jeans originali di Giuseppe Garibaldi. Con questi pantaloni Garibaldi sbarcò in Sicilia nel 1860. E per la storia dei jeans, ovvero sia dei pantaloni di Genova, questo è il paio in assoluto più antico. Garibaldi fu ferito in Aspromonte e noi qui presentiamo un vero e proprio altare del fatto. C'è l'episodio, la pallottola che gli era stata conficcata, le bende con il sangue, gli strumenti chirurgici utilizzati e lo stivale forato dalla pallottola. Questa è la presa di Roma. Qua siamo nel 1870. Roma viene presa, Porta Pia viene distrutta e entrano le truppe a Roma. E qui abbiamo due foto diverse. Una è quella vera, della breccia di Porta Pia, e l'altra è un fotomontaggio, cioè sono i bersaglieri messi in posa di fronte a Porta Pia, neanche nel posto dove era stata fatta la breccia. Ma quella conosciuta da tutta la storia è il fotomontaggio, che era più verosimile della foto vera. La fine del percorso risorgimentale ci riporta al Milite Ignoto. Ci riporta alla sala dedicata alla Grande Guerra. Qui sopra fu portata la bara del Milite Ignoto. Esatto, qui venne proprio portata la salma e noi abbiamo tutti i documenti di questo trasporto che venne fatto nell'arco di 4 giorni, in cui l'Italia si fermò,
Il treno sostava in ogni paese, accanto ai binari c'erano le vedove, gli orfani di guerra. Diventò l'ultimo grande atto collettivo di celebrazione della patria. Dopo il Milite Ignoto cambiò la storia e non a caso il museo termina con il Milite Ignoto, perché finisce il Risorgimento. Carlo Azeglio Ciampi venne qui un mattino all'alba da solo e fu colpito dalle due scritte sui due frontoni, Patria Unitati, all'unità della patria, e Civium Libertati, alla libertà dei cittadini. E questo vuol dire che il Risorgimento, da cui tutto questo nasce, non è soltanto l'unificazione della patria, l'inizio lento della democrazia rappresentativa che poi ha il suo compimento con la Resistenza e la Costituzione. Questa è la terrazza della Vittoria. Quale Vittoria? Beh, la vittoria del 4 novembre 1918, Vittorio Veneto. Infatti c'è il bollettino della vittoria firmato dal comandante supremo Diaz, non a caso poi quel firmato venne confuso col nome di battesimo di Diaz e tanti bambini vennero chiamati firmato. Ci sono gli altari delle città che l'Italia liberò, a me piace dire così, perché erano abitate in prevalenza da italiani. Trento, Trieste e Gorizia sono ancora italiane. Pola, Fiume, Zara non lo sono più, questo ci ricorda il dramma dei profughi istriani e dalmati dopo la seconda guerra mondiale, questo è un posto che ricorda anche il dolore della nazione, del paese, con alcune curiosità, ad esempio la Vittoria alata, la più vicina a noi, fu scolpita da Mario Rutelli, che mai avrebbe immaginato che un suo pronipote sarebbe diventato sindaco. Era il bisnonno di Francesco Rutelli. Tu hai scritto anche un libro sulla prima guerra, La guerra dei nostri nonni. Qual è il valore profondo che colpì gli italiani? Beh, fu la prima prova dell'Italia, che era un paese giovane, poteva essere spazzato via. L'Italia dimostrò con la grande guerra di essere davvero una nazione, non più un nome geografico come la volevano gli austriaci, ma un fatto compiuto. Siamo il colonnello Giovanni Greco, che è direttore del Sacrario del Vittoriano, e con l'occasione ringraziamo anche il Ministero della Difesa. Qui è anche un posto dove vengono tenuti simboli di guerre e battaglie realmente combattute dagli italiani. È così, è proprio così. Raccoglie le bandiere di guerra dei reparti non più operativi. Il legame che si forma tra un soldato, tra un reparto e la bandiera è un legame pratico, reale, non solo ideale. Sicuramente è talmente forte, è talmente sentito, che è il simbolo che non può andare in mano nemica. Quindi anche in caso di sconfitta deve essere comunque salvaguardato. E qui ne abbiamo una testimonianza. Grazie dottor Flore, se mi dia una mano a tenerla. Questa bandiera, come si può apprezzare, il reparto lo ha divisa in strisce e ogni componente del plotone si è messo questo pezzettino di bandiera nella propria uniforme, l'ha nascosta, l'ha celata al nemico. Successivamente, terminata la battaglia, quindi quando poi il reparto si è ricomposto in Italia, questa bandiera è stata ricucita. Non tutti purtroppo sono rientrati e qui può vedere che la striscia che il soldato Franco Sabatucci doveva riconsegnare di persona, lo consegna alla mamma. Per Franco Sabatucci, che purtroppo non è sopravvissuto, la mamma lo consegna. Non è un simbolo, non è una stoffa, è l'identità nazionale che viene difesa sopra ogni altra valutazione, a costo anche della propria vita. Qui, proprio in questa teca, è ricordato il famoso triste 17 novembre del 2003, dove i 19 italiani perirono a seguito dell'attentato. Attentato terroristico nella base in Assiria. E come si può apprezzare dalle foto, sulle due navate principali furono allocate le singole bare con il tricolore.
colonnello cosa abbiamo? Questo è un siluro a lenta corsa, in maniera carina chiamato maiale. Andava sott'acqua. Andava, però questo, ecco, la particolarità qual era? I due operatori montavano a bordo di questo maiale. Lo guidavano proprio? Praticamente lo guidavano. Piano piano arrivava a quota occhiali, quindi camminavano a pelo dell'acqua e andavano in direzione del porto dove dovevano poi compiere la missione. Si approcciavano con una catena sotto la chiglia della nave, attaccavano una catena e l'operatore sganciava con questa vite a farfalla. Questa che è la testata, aveva circa 230 kg di pentrite. Questa era la bomba. Questa era la vera e propria bomba. Si apriva, si staccava e agganciata alla catena veniva posizionata e sotto, la lasciavano là. E la lasciavano là con una carica chiaramente a tempo. Questa era una missione quasi suicida. Quello che fa impressione, diciamo, a chi lo gestisce di questo monumento è la forza. È un monumento bistrattato, vituperato, invece è un monumento che ha una forza incredibile, che parla e attrae veramente tantissime persone. Raggiungono gli oltre 2 milioni l'anno. Questo è un bellissimo portico, un bellissimo panorama. Qui siamo nel portico, è uno degli elementi caratterizzanti dell'architettura di Sacconi, che appunto si ispirava al mondo del classico greco e romano, uno spirito totalmente rinascimentale. Questi sono anche dei mosaici molto importanti. Questi mosaici sono stati realizzati da Giulio Bargellini, un artista particolarmente raffinato e sensibile alle esperienze europee, quelle della secessione viennese. C'è una sintonia con gli ambienti e con la cultura di Klimt, ad esempio. E da qua si vede tutta Roma? Sì. Foro Traiano, là c'è il Colosseo e questo è il Campidoglio. Questo monumento nasce come simbolo dell'unità d'Italia, ma diventerà poi anche strumento della retorica fascista. Sì, il Duce se ne impossessa, del resto siamo proprio in mezzo ai suoi luoghi, lì c'è lo studio dove lavorava, il balcone da cui arringava la folla, e in mezzo c'era il Vittoriano, che fu teatro di una delle manifestazioni che va riconosciuto più riuscite del regime, la giornata della fede, intesa come fede nuziale. Per finanziare lo sforzo bellico in Etiopia, alla fine del 1935 gli italiani sono invitati a donare le loro fedi d'oro alla patria. E qui... E l'oro alla patria. Esatto. 18 dicembre 1935 un braciere fu acceso per simboleggiare la fusione di questo oro. Il re per primo con la regina Elena portò la fede nuziale, il principe Umberto donò il collare dell'Annunziata, ma anche personalità non vicine al fascismo, anzi critiche, come Benedetto Croce e come Luigi Albertini donarono la medaglia da senatore, figuriamoci D'Annunzio portò una cassa d'oro, Guglielmo Marconi anche portò la medaglia da senatore, Luigi Pirandello portò la medaglia da premio Nobel per la letteratura. A temperare la retorica, forse è giusto ricordare che quando fermarono Mussolini e Gerarchi in fuga, sembra che i partigiani abbiano trovato due damigiane piene di fedi d'oro. Quello che colpisce di questo monumento è che è una sorta di stratificazione storica e culturale. Noi abbiamo visto l'Unità d'Italia, la Prima Guerra Mondiale e poi c'è un momento in cui addirittura si unisce la Seconda Guerra Mondiale con l'antica Roma. Eh sì, perché nei sotterranei, dove ovviamente sono state trovate vestigia romane, fu anche ricavato un rifugio antiaereo che servì da soccorso alla popolazione romana quando, dopo anni di relativa tranquillità, anche Roma nel luglio del 1943 fu sconvolta dai bombardamenti che non a caso provocarono la fine del regime. Grazie Aldo, noi ora andiamo a vedere i sotterranei. Dottoressa Gabrielli, siamo proprio sotto al monumento. Sì, adesso entreremo nei sotterranei del Vittoriano. Andiamo. Vediamo qui proprio le fondamenta del Vittoriano. Sì, qui siamo proprio nelle viscere del monumento, all'interno delle strutture sulle quali la quinta architettonica si regge.
lo volevano appoggiare su una roccia. Cosa hanno trovato invece? No, invece hanno trovato una struttura cava e dei cunicoli e quindi si sono resi conto che avrebbero dovuto rifare tutto il progetto. Si tratta di un vero e proprio capolavoro dell'ingegneria italiana che triplicò i costi del monumento e allungò infinitamente i tempi di realizzazione, ma ottenne il risultato di reggere e sostenere la quinta architettonica del Vittoriano. Quindi anche lì un classico italiano, con tempi dilatati e spese sfuggite di mano. Qui abbiamo il posto di soccorso della Croce Rossa per quando ci si veniva a rifugiare dai bombardamenti. Sì, esattamente. Questo è uno dei luoghi più significativi che rievoca la funzione dei sotterranei del Vittoriano come rifugio della popolazione durante la Seconda Guerra Mondiale. Non popolazione scelta, ma chiunque ci arrivasse. Sì. Rifugio degli italiani. Qui furono approntate anche delle latrine. Queste sono delle firme scritte di coloro che erano qui e che soffrivano la fame e che quindi magari evocavano, diciamo, il piatto preferito come le fettuccine. Dottoressa, dal punto più basso del monumento, adesso andiamo al punto più in alto. Certo. Qua siamo in uno dei punti più alti di Roma. Sì, qui si può vedere quasi tutta la città. Naturalmente San Pietro, il Pantheon, quello è il Quirinale e questa è Piazza Venezia. Queste sono le quadrighe che si vedono da tutta Roma. Lo scudo dice qui rimaniamo tranquillamente, rimaniamo ottimamente. Sì. Cosa significa? Una citazione ben nota che vuole certificare ormai la raggiunta unità e centralità dello Stato italiano. Da qui non mi sposti. Dottoressa, grazie per averci accompagnato in una visita così bella. Grazie a voi. Arte di. Allez.